E allora, Enzo Cesare e Marcello Panzarella, quali sono le novità che riguardano i lavori delle ferrovie, se ce ne sono novità, perché poi sui lavori, per quello che riguarda il vecchio e il nuovo lotto sulla costruzione del, appunto, del piano ferroviario tra Castelbuono e Fiume Torto. Intanto, grazie a Radio Cammarata che ancora una volta ci accoglie a braccia aperte e un caro saluto ai radioascoltatori. Ci premeva mettervi al corrente che ieri sera abbiamo avuto un incontro del comitato cittadino Cefalù quale ferrovia, in coincidenza giorno più giorno meno dei 14 anni della nostra fondazione. Dopo 14 anni siamo ancora sulla breccia e non i lavori siete, purtroppo, siete ancora maggiorenne, non siamo ancora maggiorenni. Va presto. E i lavori non sono iniziati, anche se l'occasione è buona per dire che insomma, fra alcuni mesi sicuramente il secondo lotto quello cioè, Cefalù Ogliastrillo Castelbuono dovrebbero iniziare i lavori, forse prima dell'estate saranno impiantati i cantieri e subito dopo, suppongo, dopo le ferie estive potrebbero anche iniziare i lavori. Noi in questo lasso di tempo, cioè da quando sono stati appaltati i lavori, non siamo stati con le mani in mano, così come non lo siamo stati da 14 anni a questa parte, riuscendo appunto a strappare il finanziamento che ha portato all'appalto di questo secondo lotto. Tu mi chiedevi pure del primo lotto. Il primo lotto nel recente incontro che c'è stato all'assessorato regionale territorio e ambiente, che di un paio di settimane fa era pure presente il sindaco, abbiamo saputo da Rete Ferroviaria Italiana e da Italferre che anche lì si presume che i lavori possano ricominciare fra non molto, a ricominciare perché adesso sono pressoché fermi, diciamo così, c'è la sorveglianza, sono nei cantieri, sono fermi ormai da circa 2 anni i lavori, quindi si va estremamente a rilento, ma pare che nel giro di qualche mese si dovrebbe sboccare la situazione, così come ha dichiarato l'avvocato Palazzo, l'ingegnere Palazzo di Rete Ferroviaria Italiana. Ritornando al secondo lotto, che è quello di più stretta competenza del comitato cittadino Cefalù quale ferrovia, proprio ieri sera abbiamo avuto un aggiornamento della situazione e abbiamo informato i soci dell'attività che è stata intrapresa negli ultimi tempi, da quando sono stati appaltati i lavori, cioè delle iniziative che noi abbiamo intrapreso e delle sollecitazione e comunicazione che abbiamo fatto al sindaco relativamente alle problematiche che potrebbero sorgere senza un oculato intervento, un'adeguata programmazione in fase di progettazione esecutiva delle opere, per evitare disagi alla popolazione e, perché no, sconvolgimenti del territorio. Ma vorrei ricordarlo ai nostri ascoltatori che in realtà questa volta, mentre il primo lotto è interessato da Ogliastrillo verso Palermo, quindi il centro di Cefalù non è stato interessato, adesso invece attraverserà, anche sotterraneo, non sotterraneo, alcune parti in sotterraneo, poi magari sarete più espliciti, ma questa volta interesserà maggiormente il traffico locale a parte delle costruzioni, quindi è importante questo per Cefalù. Eh sì, perché su 12 chilometri e 300 metri di nuovo tracciato da Ogliastrillo alla stazione di Castelbuono abbiamo 11 chilometri di gallerie, quindi tutto questo materiale dovrà pure uscire fuori da sottoterra. Da dove deve uscire e dove dovrà andare? Già lo sanno loro e noi nemmeno ci siamo interessati, perché è un problema risolto a monte, già abbondantemente studiato da 14 anni o da 15 anni a questa parte. E invece ci interessava sapere come erano, cioè abbiamo dato degli indirizzi su come sviluppare lavori per evitare appunto intoppi e problematiche. Non mi dilungo più di tanto perché vorrei che prendesse la parola il professor architetto Panzarella, il braccio destro o la mente un po' del nostro comitato, il quale si soffermerà sulle altre ulteriori sollecitazioni che abbiamo fatto da alcuni mesi a questa parte dell'amministrazione, in aggiunta a quelle che si protraggono dal 2000 o dal 1999 e dal 2002 in particolare, quando l'architetto il professore Panzarella era assessore, è stato chiamato a ricoprire il ruolo di assessore e anche come consulente del piano regolatore generale di Cefalù. E quindi vorrei dare la parola a lui sulle altre tematiche che abbiamo sollevato e caldeggiato l'amministrazione comunale per di intervenire per la creazione di un polo urbano nell'area dove attualmente si estende la stazione ferroviaria e la sottostazione elettrica, e di creare lì appunto un polo, un nodo intermodale, quindi parcheggi per pullman,
turistici, pullman di linea, taxi e auto, o un luogo di interscambio. Bene, allora diamo la parola subito a Marcello Panzarella. Sono problemi sui quali appunto... Ecco, Marcello, tu logicamente il tuo con maggiore competenza. Adesso un intervento a maggior respiro, dove praticamente ci potrai illustrare anche qualche dato un po' più tecnico anche della dislocazione, dove saranno fatti i lavori più importanti, dove sarà fatto anche il cantiere, dove, perché chi va verso Palermo alla figura della... Esatto, a Ogliastrillo già vede che c'è il cantiere, ma entrato, è nulla rispetto a quello che dovrà addirittura. Allora Marcello, è nulla. Sì. Intanto io vorrei ringraziarvi per questo invito che è importante, perché ci dà la possibilità di dare conto anche a chi queste problematiche non le ha seguite oppure non si ricorda più, perché il tempo che è passato è tanto, che l'azione del Comitato è stata meritoria nell'aver evitato che la stazione di Cefalù lungo la nuova linea a doppio binario fosse realizzata lontano dal centro di Cefalù, perché era prevista allora proprio a Ogliastrillo, una soluzione che sarebbe stata scomodissima per gli abitanti di Cefalù, che sono abituati ad andare a prendere il treno a piedi, e perché la stazione è in città, e sarebbe stata devastante per il luogo, che è uno dei più belli di Cefalù. Si pensi che la stazione prevista allora per realizzarla ad Ogliastrillo aveva una estensione pari alla piazza del Duomo e tutto l'isolato del municipio fino ad arrivare a mare, e quindi sarebbe stata veramente devastante. Quindi il comitato, di cui la mente è Enzo Cesare, non sono io la mente, è, diciamo, l'anima è Enzo Cesare, a cui i cefalutani dovrebbero fare una statua per tutto quello che ha fatto fino adesso. E il comitato si è adoperato per evitare questo scempio e per evitare anche questi disagi. Per cui alla fine le nostre ipotesi, i nostri studi, i nostri disegni, allora sono stati adottati dalle ferrovie, per cui la stazione di Cefalù non sarà più a Ogliastrillo, ma sarà dove è l'attuale stazione, sarà sotterranea. Dunque questo è stato un grande raggiungimento. Il problema che a noi ora interessa è che non è mai troppo tardi, anche se io sono preoccupato dei tempi, è che tutto quello che ruota attorno alla stazione sia realizzato e che sia quello che serve a Cefalù, perché una volta che sarà abbandonata tutta la parte in superficie della stazione, come del resto di tutta la linea fino all'Ascari e fino a Castelbuono dall'altro lato, una volta che sarà abbandonato si aprono delle grandi opportunità per Cefalù, ma nello stesso tempo c'è il rischio che queste opportunità non siano viste e non siano quindi trasformate in una cosa utile. Cos'è la cosa utile? Prima di tutto dare una risposta al bisogno di parcheggi, perché vero è che ci si può andare a piedi in una stazione che rimane grosso modo dov'è, però è anche vero che sappiamo com'è la stazione di Cefalù, specialmente in alcuni orari, quando arrivano per esempio i pullman la mattina, quando ci sono le scuole, oppure sappiamo perfettamente cosa significa la congestione del traffico di Cefalù quando arriva tanta gente durante l'estate e non trova parcheggi, perché parcheggi non ce ne sono. Allora, la cosa importante è che tutto questo suolo che si libera è disponibile per realizzare servizi e attrezzature, tra i quali importantissimo un grande parcheggio per automobili e anche il parcheggio stazione autobus pullman, che può essere utile in diverse stagioni dell'anno sia per i pullman sia per gli autobus, e nello stesso tempo quindi realizzare quello che si chiama tecnicamente come il nodo intermodale. Che cosa è intermodale? Vuol dire, tra i vari modi di spostarsi c'è un punto in cui questi si annodano tra di loro, si annodano i percorsi pedonali, i percorsi ciclistici, i percorsi automobilistici, i percorsi degli autobus, i percorsi dei treni, quando c'è anche la nave, il percorso della nave o dell'aereo. Il nodo intermodale è appunto il posto in cui si può scambiare mezzo di trasporto. Uno che arriva a piedi prende il treno, uno che arriva col treno prende l'autobus, oppure riprende la macchina che aveva lasciato la stazione e se ne va dove deve andare. Tutto questo può realizzarsi in questo luogo.
non solo si può realizzare questo, ma c'è anche una grande opportunità, che è quella di riusare, oggi si dice riciclare, è la parola più, diciamo, in voga nell'ambito, diciamo, degli studi di pianificazione, il recycling delle strutture dismesse. E cos'è a Cefalù la grande struttura dismessa? È proprio la ferrovia, la quale ha la grande particolare caratteristica di passare accanto al 99% degli alberghi di Cefalù. Questa è un'opportunità di trasformare la linea ferrata attuale, una volta che è abbandonata, in una straordinaria promenade, passeggiata, ciclo pedonale, che con una progettazione o una pianificazione adeguata e, insomma, che si preoccupa del futuro, potrebbe anche estendersi non solo nel territorio di Cefalù, ma anche in parte nel territorio di Lascari, e seguendo altre strade che sono parallele alla ferrovia, arrivare fino a Himera, costituendo un sistema del quale pochi ce ne sarebbero in Italia, di una lunghezza di circa 20 km che si può tranquillamente e senza alcun pericolo di attraversamento di automobili o passaggi a livello percorrere con la bicicletta o anche per chi fa questo footing, sport, pedonale, footing, eccetera. Ora, scusami se ti interrompo, non per, ma mi sembra, già che noi sull'argomento ne abbiamo parlato diverse volte anni fa, quando il tuo era un appello praticamente anche al consiglio comunale precedente di cercare di fare uno straccio del piano regolatore per cercare di prendere, occupare terreno o comprarlo, non so quello che si doveva fare, insomma, per vedere che cosa fare, perché poi potrebbe andare a finire che possono comprare i privati e magari faccio un palazzone. Questi terreni appunto sono comunque dovevamo dare, dovevamo dire qualcosa, ne abbiamo parlato diverse volte. Marcello, prego. Voglio ricordare che il Comitato Cefalù quale ferrovia, fin dall'inizio, fin dai primi dibattiti e le prime discussioni che si fecero in Consiglio Comunale, subito dopo il 2000, insomma, grosso modo in quel momento, quando si dovevano scegliere i percorsi, le varianti di questa linea, mi ricordo che quando fu approvata quella che poi divenne la base di tutta la progettazione successiva delle ferrovie, che era la variante numero 6, se non ricordo male, il Consiglio Comunale, diciamo, predisposto e, diciamo, abbondantemente istruito da sottoscritto da Enzo Cesare, predispose la delibera, l'abbiamo scritta noi. Ed è scritta agli atti, perché sono state fatte le fotocopie dei nostri documenti, che non sono stati copiati, dattiloscritti nuovamente, ma sono stati inseriti in fotocopia, in delibera. Ecco, quindi il Consiglio Comunale adottò quella che era il nostro suggerimento dettagliato su come anche trattare la questione dei terreni dismessi. C'è una prescrizione che obbliga chi dismette il terreno a renderlo, poi bisogna vedere in che modo, ma renderlo alla utilità pubblica, quindi alla proprietà pubblica, comunale, per fare tutte le attrezzature di cui stiamo parlando. Dunque, diventa fondamentale oggi non solo attuare queste, diciamo, queste indicazioni che allora demmo, ma anche, diciamo, avere a disposizione uno strumento che consenta poi di realizzarle, diciamo, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della conformità urbanistica. Se è 14 anni che il comitato esiste, Cefalù quale ferrovia, per sostenere questa prospettiva e per scongiurare i rischi di derive di altro genere su questa importantissima infrastruttura, è anche vero che sono 16 anni da che il Consiglio Comunale ha dato le direttive per la realizzazione del piano regolatore, e a 16 anni di distanza, e alla distanza di parecchi anni, sono 6 anni, ho fatto 6 anni qualche giorno fa, della consegna dello schema di massima da parte dei consulenti al Comune di Cefalù, sottoscritto il professor Trombino, dello schema di massima del piano regolatore, a distanza di questi altri 6 anni, quindi in totale sono 16, ma questi altri 6 anni sono trascorsi invano, non abbiamo ancora neanche la speranza di vedere uno stralcio quantomeno delle previsioni sulla infrastrutturazione del nodo ferroviario. E questo, assieme alla mancanza di parcheggi, eccetera, 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 costituisce un argomento di debolezza della nostra città.
perché se non si hanno gli strumenti giuridici su cui fondare qualunque azione e richiesta di finanziamenti, qualunque anche richiesta di fondi di compensazione alle ferrovie, perché ci sono previsti che le ferrovie investano del denaro a compenso di che cosa? Del disagio, del danno che qualunque loro azione fa in un territorio, ecco, le investono in ciò che quella comunità richiede. Ricordiamoci che Campo Felice si è fatto rifare il lungomare, si è fatto fare il lungomare. C'ha le altre cose, altro sottopassaggio. Allora, se non abbiamo però il quadro normativo, il piano regolatore, la conformità e i progetti preliminari, ci possiamo scordare che questa grande occasione sia poi trasformata in una realtà. Io temo che i tempi della politica e i tempi dell'amministrazione siano ancora troppo lenti rispetto a quello che è il mondo che ci circonda, che corre, ci sorpassa e ci lascia indietro in questo posto che si chiama Sicilia, che è lontana dal centro dell'Europa quanto la Nuova Zelanda.